Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo e Vita. Nel video di oggi volevo parlarvi di qual è la dieta migliore da seguire se vuoi ottenere i risultati. La risposta alla domanda qual è la dieta perfetta da seguire per te è semplicemente una: qual è la dieta che riesci ad aderire e che riesci a continuare per il resto della tua vita? Se ci pensi, anch'io all'inizio ho fatto la dieta da bro. Spesso quando ti avvicini al mondo del fitness, anche tu verrai preso dentro, coinvolto in questa dieta da bro, ovvero riso integrale, pollo, broccoli dalla mattina alla sera, non puoi sgarrare, però magari c'hai un cheat day a settimana, eccetera eccetera. Devi pensare però, questo è veramente, lo riesci a mantenere? Per quanto tempo riuscirai a seguire questa dieta? Perché alla fine è una dieta molto restrittiva. Ce la fai a seguirla per numerosi anni in modo da ottimizzare la tua composizione fisica e ottenere i risultati che vuoi? Perché alla fine la palestra non si tratta di mesi, ma si tratta di anni di risultati se vuoi migliorare il tuo fisico. Quindi sei sicuro che riuscirai poi a seguire questa dieta, la dieta da bro, limitando tutti i cibi che mangi e semplicemente permettendoti un cheat day a settimana? Ce la fai veramente a farlo per un periodo determinato di tempo lungo, che si tratta di anni? Questa è la domanda a cui tu devi rispondere, perché anche io in realtà, quando ho iniziato la palestra, avevo provato a fare la dieta da bro e penso di averla seguita più o meno un annetto, anche forse due annetti, e andava tutto bene. Mangiavo pollo, riso, broccoli, tanta verdura, mangiavo ad esempio del cottage cheese, lo yogurt greco, fiocchi di latte a 0%, materia grassa prima di andare a dormire, eccetera eccetera. Era una dieta cosiddetta molto pulita, però spesso mi ritrovavo che magari facevo una settimana perfetta, poi però quando facevo il cheat day mi piaceva troppo, metti la pizza, la pasta, perché dato che avevo evitato completamente questi alimenti per una settimana intera, poi facevo il cheat day e mi ritornava un sacco la voglia di questi alimenti già a metà della settimana dopo. Quindi facevo fatica, avevo molta più forza di volontà semplicemente a rimanere a dieta. In questo modo mi ha fatto molto difficile, dopo magari due anni, continuare ad aderire a questa dieta, e ogni due per tre alla fine consumavo, che ne so, facevo un pasto fuori con gli amici, non rispettavo la dieta, eccetera eccetera. Per ottenere i risultati la cosa più importante è trovare una dieta che riuscite a rispettare e che col passare del tempo riuscite a integrarlo nel vostro stile di vita, quindi praticamente lo fate senza nemmeno pensarci sopra. Se questa è la dieta da bro, perfetto per voi, sono contento, perché è una dieta alla fine che vi permette di mangiare tutti i micronutrienti che volete, quindi se voi non avete problemi va benissimo. Se però voi vi siete stancati della dieta da bro, perché magari, che ne so, ogni 2x3 volete sgarrare e non vedete l'ora che arrivi la giornata di sgarro in cui potete mangiare quello che volete, allora magari non è la dieta che fa per voi, perché la dieta che fa per voi è una dieta che riuscite a rispettare ogni singolo giorno senza avere problemi. Ad esempio, quando state a dieta, per quale motivo vi dicono eliminate i carboidrati? Perché i carboidrati, alla fine, se tu elimini tutte le fonti di carboidrati, automaticamente stai riducendo il tuo introito calorico e automaticamente devi, per forza di cose, consumare di meno cibi confezionati, più cibi nutritivi, e quindi finisce che consumi pesce, carne o comunque questi cibi, queste fonti primarie che sono cibi buoni. Quindi questo, se per te va benissimo e pensi di riuscire a eliminare i carboidrati per il resto della tua vita, allora ti consiglio di fare così. Altrimenti la dieta che faccio io, che è quella che ho trovato che mi aiuta tantissimo, è la dieta flessibile, perché è l'unica dieta che io ho trovato che anche dopo numerosi mesi e numerosi anni che sto seguendo, è l'unica dieta che mi permette, uno, di godermi la vita, di fare tutto quello che voglio, di bere alcol, di uscire a farmi pasti al ristorante con gli amici, che ne so, di andare a fare alle feste tranquillamente, mangiarmi la torta, eccetera eccetera. È l'unica dieta che io riesco ad aderire sempre, ogni singolo giorno, e proprio per questo motivo, dato che riesco a rimanere costante e aderente sulla dieta, uno, non mi sento che faccio sacrifici, dato che è una dieta inclusiva e non esclusiva. E in secondo luogo è una dieta che io so che posso integrare nel mio stile di vita, posso fare sempre quando sono in viaggio, quando sono a casa, se cambio paese, posso farlo in qualsiasi occasione, in qualsiasi circostanza, e la farò per il resto della mia vita. Per quale motivo? Perché ora ho imparato a capire i diversi alimenti, quali sono, quanta energia contengono, quanti carboidrati, macronutrienti, proteine, grassi contengono, come risponde il mio corpo se io aumento un attimino i carboidrati, oppure se io prendo dei carboidrati semplici rispetto a se mangio dei carboidrati più complessi, ad esempio la pasta integrale, eccetera eccetera. Quindi con la dieta flessibile io mi sono praticamente ritrovato a casa, perché ogni singolo giorno non ho problemi a rimanere aderente al mio piano nutrizionale, mi permette di avere la flessibilità necessaria che se sono in viaggio, oppure semplicemente voglio uscire a mangiare con gli amici, o voglio permettermi un cibo un pochino più buono, mi permette con tutta flessibilità di incorporare questo certo tipo di cibo nei miei numeri giornalieri. E io so che ho trovato finalmente la dieta che mi farà ottenere tutti i progressi che voglio, perché è finalmente la prima dieta su cui io non mi sento e non sento il bisogno di dover sgarrare. È la dieta che io posso aderire, che posso seguire per un periodo indefinito di tempo, che so che continuerò a fare per il resto della vita, anche perché
Una volta che fai 30 giorni di dieta flessibile in cui impari a contare i tuoi macronutrienti, le tue calorie, scarichi l'applicazione, piano piano inizi a capire anche tutti i cibi quanta energia contengono. Quindi è un investimento per il futuro, perché poi dopo 30 giorni che lo fai assiduamente, tu ogni volta che mangi, che ne so, una patata, saprai che contiene questo tipo di calorie, questo tipo di carboidrati, eccetera eccetera. Riesci a stimare molto più facilmente e ti dà completo controllo sul tuo fisico, sulla tua composizione fisica. Detto questo, penso che era tutto quello che volevo dire oggi, che la dieta perfetta non esiste. Ognuno di noi potrebbe avere una dieta diversa, ma io vi consiglio di trovare la dieta su cui riuscite ad aderire, rimanere più costante possibile, che non vi fa sentire voglia o venire voglia di sgarrare, di consumare altri pasti. La dieta flessibile è un'ottima dieta che, se non l'avete provata, ve lo consiglio veramente, perché vi permette di essere molto flessibili. È una dieta inclusiva e non esclusiva, e se voi viaggiate oppure semplicemente volete avere un po' più di flessibilità col cibo che mangiate, perché state in famiglia, a casa, eccetera eccetera, è una dieta che vi permette di fare tutto ciò. La dieta perfetta è la dieta che voi riuscite a rispettare. Non ci sono assolutamente problemi con la dieta bro o altre diete. L'importante è che voi non vi prendete in giro e che non dite: ah sì sì, sto seguendo la dieta bro, però ogni 2x3 sgarrate, e quindi poi vi chiedete per quale motivo non state ottenendo i risultati. La prima cosa importantissima, la dieta perfetta è la dieta che voi riuscite a seguire per più tempo possibile, per la vita in teoria. Se la trovate, sono contento per voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, qual è la vostra dieta preferita. Mi raccomando, buttateci un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!